Grazie Presidente. Questa mozione nasce da una richiesta che è stata presentata nel corso dell'incontro che viene organizzato, è stato organizzato quest'anno per la seconda volta in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Partecipano molti esponenti Consiglieri, vi invito cortesemente al silenzio e a non interrompere l'intervento della consigliera Guerrini. Grazie Presidente. Partecipano, dicevo, a questo incontro molti dipartimenti e gli uffici che sono più coinvolti nel tema e in questo caso è stato l'avvocato Magnanelli dell'Avvocatura Capitolina a chiedere all'amministrazione di farsi carico di questa richiesta e di quella che ha per oggetto la mozione seguente. L'avvocato sottolineava la difficoltà che incontrano le donne vittime di violenza di denunciare i casi di cui appunto sono oggetto, i casi di violenza di cui sono oggetto. Questa difficoltà è dovuta in parte al fatto che sono soprattutto familiari, conviventi, che esercitano questa violenza contro di loro e l'altro motivo per cui sono molto reticenti a denunciare è che durante il processo vengono presentate come colpevoli in qualche modo perché normalmente la vittima viene delegittimata e screditata. E a fronte di questa realtà è sempre più frequente, testimoniava appunto l'avvocato Magnanelli, la richiesta da parte delle vittime di violenza ad avere accanto nel processo le istituzioni. L'Avvocatura Capitolina non può, per regolamento, rappresentare soggetti privati o diversi dall'ente e per questo, prendendo spunto da esperienze passate, si potrebbe appunto organizzare in modo sistematico una qualche forma di assistenza legale per le vittime di alcuni tipi di reato, come per l'appunto le vittime di violenza. E questo per assicurare forme di sostegno in ambito processuale, tra l'altro in parte già sperimentate dall'Avvocatura Capitolina, anche se in modo solo sporadico ed occasionale, quindi farle diventare un impegno sistematico, con appunto l'intermediazione dell'Avvocatura Capitolina stessa. Con dei professionisti esterni che prestino la loro opera appunto a sostegno di questi soggetti colpiti da reati così particolarmente dolorosi e psicologicamente lesivi. E quindi questa è la richiesta che si vuole fare con questa mozione perché l'amministrazione capitolina possa affiancare in modo concreto le vittime di violenza, in special modo le donne. Grazie. A lei, consigliere.